quando c'è stata la proiezione del film, chiaramente è stato molto emozionante. C'è stato un applauso continuo per oltre 10 minuti. Questa cosa mi ha veramente un po' sconvolto, nel senso che non me l'aspettavo. Cioè, io ero andato a Cannes con l'idea che stavamo proponendo un film molto importante, molto delicato anche, che però poteva essere fortemente contestato e criticato. E invece è stato accolto in maniera sorprendente. Poi il pubblico in sala era composto soprattutto da giornalisti, da critici, comunque da addetti, quindi ancora di più. E mi sono emozionato tanto, è stato veramente un momento anche di grande commozione. A parlartene mi vengono anche qui gli occhi lucidi, perché è un film importante, perché è una storia importante da raccontare, ed è bello quando questo viene riconosciuto. Un'intervista che ho sentito, che ho ascoltato di Bertolucci, era un pochino più avanti rispetto al 72, cioè non un pochino, molto più avanti rispetto al 72, perché è quasi un'intervista sicuramente degli anni 2000. È un'intervista in inglese in cui lui parla di Ultimo Tango, in riferimento ovviamente anche a quello che è successo, e lui dice: io mi sento in colpa, ma non ho rimorsi, non ho rimpianti. Cioè, lo rifarei, perché io volevo che lei vivesse l'umiliazione, vivesse la rabbia, non la recitasse. E io sono partito da quello. Sono partito da quello, però senza, diciamo, senza pensare, senza voler trasmettere un'idea anche di soddisfazione nel momento in cui questo accadeva, no? Di fronte ai miei occhi in scena, perché poi noi abbiamo girato anche quel momento. Quindi non c'era il desiderio di dare l'idea di questa quasi, appunto, soddisfazione, di questa così, non direi neanche felicità, non era compiaciuto di quello che aveva fatto. Ecco, lui non era compiaciuto di questo. Questo è stato fondamentale per me, non mostrare un uomo compiaciuto di questo episodio, ma consapevole che per ottenere quello che lui voleva ottenere era necessario, dal suo punto di vista, perché per lui in quel momento il fine giustificava il mezzo. Voleva la mortificazione del corpo borghese, espresso attraverso una giovane borghese, figlia di una società, e per lui e per tutti coloro che vivevano nel 68, o per molti degli artisti del 68, era il nemico numero uno, e quindi realizza un film che mortifica la società borghese, che tenta una fuga dalla società borghese, perché i due personaggi scappano e si rifugiano in un luogo che è un luogo, se vogliamo, una Germania anno zero, no? È un luogo, sono macerie, perché è un appartamento che deve essere ristrutturato, è un appartamento disastrato, dove non sono accettati i nomi, e quindi dove non c'è un discorso di identità, e c'è un richiamo a Bacon, perché Bacon anche visivamente era il modello di Bertolucci per Ultimo Tango a Parigi, portò anche Brando a vedere una mostra di Bacon. E quindi c'è questa volontà di fuggire da una società, dal mondo borghese, ma poi il destino che impone a Brando, o comunque impone al personaggio di Brando, di dover fare i conti con la realtà, che vuol dire rimettersi in quel mondo, morire per poi rinascere. Infatti, quando muore, assume la posizione fetale, classica dei bambini, no? Bertolucci era un grande conoscitore di cinema, ma non solo di cinema, era un artista, un enorme artista, era un intellettuale. E proprio per questo i suoi film non sono mai banali,
e la complessità del personaggio nasce dalla profondità del personaggio. E quindi quello che mi ha colpito è quanto era effettivamente complesso, ma sicuramente in un senso positivo anche, perché poi comunque veramente parliamo di un artista gigantesco, no? Ha realizzato dei film, tra i film che magari sono meno noti, ma che io trovo dei capolavori di Bertolucci, c'è cioè Prima della Rivoluzione, no? Prima della Rivoluzione è il secondo film che fa Bertolucci, un film che racconta un incesto, ma lo fa con una dolcezza e una poesia che sembra quasi, no, lo priva di un giudizio paradossale, perché poi è paradossale tutto questo, no? E io rispetto a quel film poi ho anche se vogliamo, c'è un momento, c'è una frase che viene detta, poi è un film molto intimo perché lo gira a Parma, che è la sua città, lo gira in un momento particolare perché siamo vicini al 68 e quindi siamo vicini a un momento di rottura. E allora cosa è questo incipit del film così profondo ma così vero e che mi emoziona tantissimo? Soltanto chi ha vissuto prima della rivoluzione ha conosciuto la dolcezza del vivere. E allora effettivamente si raccontano anni di passaggio che solo chi li ha vissuti può capirli. Ultimo Tango è figlio di quegli anni, è figlio di una rottura che c'è in quegli anni. Prima i rapporti umani erano differenti, magari era un'ipocrisia anche maggiore, però erano differenti e a volte erano anche molto più incontaminati. E allora Bertolucci vuole denunciare la contaminazione dei rapporti con In Ultimo Tango e del corpo, l'esaltazione del corpo, mortificandolo, ma questa esaltazione del corpo arriva fino ai giorni nostri. Se oggi noi pensiamo a quanto il corpo è diventato più importante del resto, no? Perché vende di più. E noi ci rendiamo conto che i sintomi di questa degenerazione si possono rintracciare allora. Ed è affascinante pensare alla modernità di questo personaggio, comunque. Ci è stata richiesta un'evocazione, e secondo me è stata la scelta giusta, perché se provi a emulare, sfoci in una caricatura grottesca, anche se vogliamo. Invece, trasmettere appunto con un'evocazione delle sfumature che possono ricordare quel personaggio, quel mondo lì, ma diciamo creando un comune accordo anche con il pubblico che loro stanno vedendo la rappresentazione di un qualcosa, quasi brechtiano. Brecht era contro la catarsi aristotelica, al contrario doveva esserci un rapporto con il pubblico finalizzato a una riflessione del pubblico. E questo, secondo me, questo film ha molto di brechtiano, perché non cerca una... Noi non dovevamo identificarci, diciamo, e creare appunto questa emulazione, noi dovevamo in qualche modo rappresentare qualcosa che è diverso. Rappresentare e emulare sono due cose differenti. E questo film è rappresentativo, in questo senso brechtiano. Raccontare la storia mediante gli occhi di Maria serve anche per dare un punto diverso, se vogliamo, perché al tempo, tra le altre cose, ciò che è rimasto non è tanto la violenza, ma la sodomia. E allora emerge questo per un discorso di società del tempo. Non ci si concentra invece su una reale violenza, con l'alibi che non è stata compiuta realmente, ma violenza comunque c'è stata, no? Quindi è il voler, al contrario, no? Mostrare come una stessa cosa, uno stesso argomento, una stessa situazione, magari possa avere diversi risvolti, quindi i suoi occhi servono a raccontare in maniera più forse approfondita anche
il risvolto che ha avuto per lei e che in qualche modo l'ha anche segnata, perché la decisione, diciamo, all'interno del film e anche del libro c'è una chiara riflessione su il post-Ultimo Tango e su come una giovane ragazza che amava questo lavoro venisse considerata banalmente un oggetto sessuale e in nessun modo riconosciuta come attrice, pur avendo un talento gigante, perché in Ultimo Tango è a fianco, secondo me, all'attore più bravo della storia del cinema e gli tiene testa. Eppure non è riconosciuta come tale. Se non sbaglio, per Ultimo Tango vennero candidati addirittura all'Oscar Brando e Bertolucci, e lei no. Cioè, questa cosa qui è Ci dice anche tanto un po' sul mondo del cinema di quegli anni, tra l'altro. assolutamente sì. Ci dice tanto lei, ma Maria Schneider disse: è un film fatto da uomini per uomini. Ma la società del tempo era una società fatta di uomini che in qualche modo avevano il controllo, no? E invece non è così, la società è fatta di uomini e di donne e di uomini, deve esserci equiparazione ed è necessario, non è un qualcosa rispetto al quale si possono accettare dei compromessi, questo deve essere, ma in tutto, qualunque cosa, dal ruolo al compenso, a tutto il resto. È un paradosso che se ne parli ancora. E allora questi film sono necessari perché il risultato è dalla somma. E questi sono tutti elementi che poi, se sommati tra di loro, possono portare a un risultato. Secondo me il cinema, ma non solo il cinema, ogni espressione artistica deve creare dibattito, deve creare un confronto, deve essere portatrice di riflessioni, e allora ha svolto il suo ruolo. Già prima di uscire in sala. Sì, perché se no non cambia nulla, cioè se no si mantiene sulla superficie delle cose. E secondo me l'arte invece no, ha un compito e un dovere ben diverso. Deve essere avanti rispetto al mondo, alla società, deve essere qualche passo avanti, deve indicare la strada, non deve rappresentare quello che già viviamo, deve essere lo specchio di ciò che sarà in qualche modo, perché secondo me in un certo senso l'arte deve avere questo. No, per questo non tutti possono essere artisti e non dovrebbero esserci, cioè, non è che non dovrebbero, è che non tutti hanno le capacità per essere artisti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire appunto avere un occhio diverso e magari cogliere degli aspetti che potrebbero accadere e verificarsi. Allora, un film di questo tipo ha senso perché vede in prospettiva e vede il pericolo, no? Che la storia è ciclica, che non si arrivi a un risultato sperato. E allora è fondamentale perché da questo film c'è una riflessione sul presente, un film del passato che però secondo me è proiettato al futuro e che serve per una riflessione presente. Sto lavorando su una serie per Netflix che si intitola Mrs. Playman, la storia di Adelina Tattilo, che era una grande editrice degli anni 60, fine 60, 70, 80, pioniera non tanto dell'erotismo, perché non lo voglio banalizzare a erotismo, anche se era un giornale erotico, ma di un mondo di liberazione e di scoperta maschile e femminile, anche lì in anni di grande cambiamento, sono più o meno, il periodo è molto simile. È una storia tutta italiana ed è una storia molto affascinante a cui sono molto legato e che non vedo l'ora di vedere compiuta. Avevo iniziato a scrivere, poi impegni lavorativi mi hanno un po' bloccato, però c'era una storia che volevo raccontare, che era la storia di mio nonno che percorreva un lasso temporale abbastanza ampio, che è quello che va dal dopoguerra, diciamo dalla fine della guerra fino agli anni della dolce vita. Vedremo.